oggi un video sui prodotti finiti di giugno. Siamo all'inizio di luglio, ho finito un pochino di prodotti, ho detto perché no, giriamo anche un video sui prodotti finiti. Voglio iniziare dalle cose per la cura della persona, quindi la prima cosa che volevo mostrarvi, che ho finito e che mi è piaciuta abbastanza, è questa è l'acqua di rose di Aromazon. Acqua di rose di Aromazon, ce n'è ancora un pochino. Questo qua è un tonico che si usa dopo la routine del viso, quindi dopo la routine mattutina o routine serale per quanto riguarda la cura del viso. Io utilizzo questo tonico all'acqua di rosa di Aromazon. Ha un leggero profumo di rosa e devo dire è molto rinfrescante, soprattutto per questo periodo caldo è molto rinfrescante, quindi è un prodotto che attualmente non credo che ricomprerò a breve, perché dovrei fare un ordine su Aromazon, e fare un ordine solamente per l'acqua di rose non ne vale la pena. Quindi nell'immediato non ricomprerò, magari guarderò un pochino in giro nei negozi che ci sono qua in giro nella mia cittadina per vedere se trovo qualche tonico alla rosa, qualche tonico simile a questo qua di Aromazon, e vediamo un pochino come mi trovo. Altro prodotto che ho comprato da Lidl, che ha aperto abbastanza vicino a dove sto io, certo bisogna andarci sempre con la macchina, quindi devo sempre approfittare quando mio marito ha voglia di accompagnarmi. Sono andata a fare sto giretto a Lidl, gli ho comprato un pochino di queste maschere. Questa qua sono le ultime due che mi sono rimaste, ne ho comprate tre o quattro, ognuna a due, ed è la maschera appunto della Sien Aqua Mask con aloe vera e olio di jojoba. Questa qui è una maschera di bellezza, devo dire che è molto piacevole come maschera ed è sicuramente un prodotto che ricomprerò, e magari proverò anche le altre versioni. Ho preso questa qua all'aloe vera e jojoba perché era molto idratante e rinfrescante, quindi se andate a Lidl, se avete un Lidl vicino casa, vi consiglio di provare questa maschera della Sien. Sempre della Sien ho comprato la crema antirughe notte, eccola qua, la crema antirughe notte. Ho comprato solamente questa, quindi non ho comprato anche quella di giorno, perché io utilizzo la crema notte sia di giorno sia di notte, veramente la utilizzo una sola volta al giorno, quindi la mattina quando vado a fare la mia routine viso, quindi quando vado a detergere, quando vado a fare le varie cose per quanto riguarda il viso, metto, applico, poi come finale applico la maschera, applico la crema antirughe, questa qui appunto notte, perché io ritengo che le creme notte siano molto più nutrienti, quindi contengano molti più attivi che non la crema giorno. Magari la crema giorno contiene il fattore di protezione solare, ma siccome per me non è la mia priorità, quindi non è molto importante avere il fattore di protezione solare, perché comunque quando sto in casa sole non ne vedo o ne vedo pochissimo, quando vado in giardino a prendere il sole o vado al mare io applico la mia crema solare, quindi non ho bisogno che la maschera viso contenga un fattore di protezione solare, mentre per me è più importante che la crema viso contenga appunto più attivi, che sia nutriente, che sia più idratante, quindi che contenga un pochino di attivi in più. Con la crema questa qui della Sien, questa qui è una crema al Q10, mi sto trovando abbastanza bene, è molto grassa come crema, infatti ci mette un pochino ad assorbirsi, però devo dire la verità che funge bene.
la sto utilizzando come prodotto da viso dopo mare, quindi quando torno dal mare, dopo la mia doccia, applico la crema Sienne sul viso e mi sto trovando quindi non sento la pelle secca, non la sento tirare, anche se sto quelle 3-4 ore al sole, con l'utilizzo della crema antirughe della Sienne mi sto trovando, appunto, come vi ho detto, molto bene. Continuiamo con i prodotti della cura della persona. E questo qua è il bagno doccia coccola e nutre della Vidal Almond e Karité. Ecco qua, l'ho scelto per il profumo. Io quando vado ad acquistare un doccia schiuma, un bagno doccia, come nel caso un bagno schiuma, quando lo vado ad acquistare perché lo devo utilizzare io, quindi quando lo vado ad acquistare per me, perché è sottolineato che dovrò utilizzarlo anch'io, perché come vi ho detto in diversi video, mi sto dedicando anche parecchio ai lavaggi alternativi, anche per quanto riguarda la persona. Quindi, come vi ho detto in altri video, sto utilizzando molto spesso, al posto del bagno schiuma, sto utilizzando il Gasul. Però quando mi serve il bagno schiuma, come in questo caso, quando vado al mare, quindi applico l'abbronzante, applico la crema di protezione solare, quando torno a casa mi serve un prodotto, un bagno schiuma, mi serve un bagno schiuma perché sento il bisogno di detergere la mia pelle e liberarla, appunto, dalla protezione solare, perché la protezione solare tende a darmi un pochino fastidio, quindi mi sento sempre appiccicaticcia, eccetera eccetera. Quindi mi piace fare, quando torno dal mare, mi piace fare la mia doccia profumata utilizzando il bagno doccia, il bagno schiuma. Nel caso, come vi ho detto, ho preso questo qua della Vidal perché mi piaceva il profumo e perché mi piaceva questo fatto che contenesse anche un pochino di karité. Quindi, come vi ho detto, bagno doccia, burro di karité e olio di mandorle. Mi sto trovando molto bene, il profumo mi piace tantissimo, quindi sicuramente questo è un prodotto che ricomprerò. Magari lo ricomprerò con un'altra profumazione, perché, come vi ho detto più di una volta, mi piace molto sperimentare anche per le profumazioni. Altro bagno doccia, questo qua è Malizia bagno schiuma latte di cocco. Questo qua lo ha utilizzato mio marito, io l'ho provato un paio di volte ma non mi è piaciuto molto perché aveva un odore di cocco molto molto stomachevole, cioè era proprio uno di quegli odori di cocco che sapevano tanto di chimico. Non mi è piaciuto molto e se l'è finito mio marito. A mio marito non piace il bagno doccia perché dice che fa poca schiuma, lui preferisce, anche per farsi la doccia, preferisce il bagno schiuma perché per lui se non c'è tanta schiuma non è lavarsi. Quindi questo qua se l'è finito tutto lui, per lui una cosa vale l'altra. Quindi, come vi ho detto, sicuramente è un prodotto che non ricomprerò. È un prodotto che non ricomprerò per me, ma penso che non ricomprerò nemmeno per mio marito. Quindi non dico bocciato, perché magari a qualcuno piace, il suo lavoro lo fa, ma questa profumazione di cocco molto molto chimica, molto stomachevole, non mi piaceva affatto. Quindi questo per me è un prodotto bocciato. Per quanto riguarda la cura della persona, questi erano i miei prodotti finiti di giugno, che poi, come vi ho detto, ci metto sempre un pochino in più per finirli, non finisco mai tutto in un mese, ma ci metto il tempo che ci metto. Quindi questi erano i miei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della persona. Adesso arriviamo a quelli che riguardano la cura della casa. Partiamo subito da questo. Lucentiere, questo qui è per rame e gas, quindi questo qua l'ho comprato e l'ho utilizzato per pulire il piano cottura, soprattutto per pulire gli spartifiamma del piano cottura, perché tendono ad annerirsi. Quindi io una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo uso il lucentiere
appunto per riportare alla brillantezza originale i miei spartifiamma del piano cottura, che poi fra parentesi è venuto molto lucido anche il piano cottura che è d'acciaio, quindi perché pulendo gli spartifiamma un pochino sempre cade anche sulla cucina, poi si era un pochino bruciacchiato, avevo usato la griglia, cosa che non si farebbe, avevo usato la griglia per arrostire la carne direttamente sulla fiamma, e non lo fate mai perché si era annerito un pochino il piano cottura proprio sotto lo spartifiamma. Ho utilizzato questo con un po' di olio di gomito e fortunatamente è ritornato brillante come prima. Altro prodotto in questo caso per il bucato, questa volta ho comprato lo Chantecler con bicarbonato, eccolo qua, Chantecler con bicarbonato, perché d'estate io tendo molto a fare lavatrici di bucato bianco, quindi cambio spessissimo le lenzuola, invece di cambiarle una volta a settimana le vado a cambiare ogni 3-4 giorni, quindi la maggior parte, ecco qua ho fatto un macello, quindi la maggior parte delle volte il mio bucato è bucato bianco, quindi asciugamani, anche i vestiti, c'è anche magliette, canottiere, la maggior parte sono tutte bianche o di colori chiari. Quindi questo qua con bicarbonato, nuova tecnologia, super enzimi, bianca, freschezza, igienizzante, dermatologicamente testato. Additivo a freddo, 25 lavaggi, secondo me, come dicono qua, dovrebbe essere utile anche per i lavaggi a freddo. Comunque sto utilizzando questo e come gli altri un pochino mi trovo abbastanza bene, cioè abbastanza bene. Io quando lavo qualcosa che è macchiato, come può essere una tovaglia del tavolo, quindi macchiata di vino, macchiata con un po' d'olio, eccetera eccetera, tendo a mettere assieme al detersivo nella lavatrice anche un pochino di candeggina, quindi il bianco lì è sempre assicurato. Altro prodotto sempre per quanto riguarda il bucato, ultimo prodotto dei miei finiti di giugno, è l'ammorbidente Vernelle, attimi di profumo, aromaterapy, giglio e olio di gelsomino. Sinceramente non mi piace perché anche la profumazione di questo ammorbidente della Vernelle ha un profumo molto stomachevole, molto chimico, alla faccia dell'aromaterapy, cioè non ha nulla di aromaterapy. Quando lo io non, cioè, come dire, non ho l'abitudine di sniffare i detersivi prima di comprarli, cioè praticamente mi vergogno di stapparlo un attimo per andarlo ad annusare, quindi non vado a stapparlo per andare ad annusarlo, magari sbaglio, però cerco di percepire l'odore senza levare il tappo. Poi tendo molto a fidarmi della presentazione, quindi tendo molto a fidarmi di come viene pubblicizzato, di come viene presentato il prodotto. Quindi qui, leggendo aromaterapy, giglio e gelsomino, a me piace moltissimo il profumo del gelsomino, ho detto proviamolo. Poi, come sapete, a me piace tanto sperimentare, provare i vari ammorbidenti sempre per quanto riguarda la profumazione, perché appunto vado sempre alla ricerca di un ammorbidente che, oltre a lasciare il bucato bello morbido, lo lasci anche bello profumato. Questo della Vernelle, come vi ho detto, si presenta bene, però alla concretezza non mi piace il profumo perché è molto chimico, anche qua molto stomachevole, tipo quello lì del bagno schiuma al cocco, quindi è una profumazione che non mi piace molto. Fortunatamente la profumazione non tende a rimanere a lungo sul bucato, quindi quando tiri fuori il bucato dalla lavatrice è leggermente profumato, poi asciugandosi la profumazione di questo Vernelle tende a scomparire. Da una parte è un bene che tende a scomparire, perché come vi ho detto
non mi piace particolarmente, quindi è un prodotto che sicuramente non ricomprerò, magari comprerò qualche altra profumazione e magari cercherò di non vergognarmi troppo a stapparla e ad annusarla per vedere se il profumo è di mio gradimento. Questi erano i miei prodotti finiti di giugno, ci sono varie cose, cose che ricomprerò e cose che non ricomprerò. Il video finisce qua, spero di esservi stata d'aiuto, spero di non avervi annoiato troppo, ma ci sono quei giorni che anche se giro video ormai da un pochino di tempo, quindi più o meno ci ho fatto l'abitudine a parlare e a chiacchierare con voi, però ogni tanto, come avrete notato anche negli altri video, tento a impappinarmi un pochino, a mangiarmi un pochino le parole, a impappinarmi un pochino con le parole, perché ancora leggermente c'è un pochino di timidezza, perché quando accendo la fotocamera e mi metto a parlare praticamente da solo, oppure a volte c'è mio figlio che mi guarda e che dice mamma che stai a fare, cioè, quindi a volte parto con il mio progetto, con il mio discorso bello preparato, non preparato che mi vado a preparare il discorso prima, ma nel senso parto con un pensiero sulle cose che voglio dire, su quello che voglio parlare, su come voglio spiegarmi, e poi alla fine mi sembra di impappinarmi e di non riuscire a farvi capire niente. Mi scuso anche per il mio italiano che fa piangere a volte, perché appunto, come vi ho detto, molto spesso la timidezza, questo fatto di dire sto io alla fotocamera, perché poi la mia fotocamera non ha, come si chiama, non si può vedere, quindi io parlo con l'obiettivo però non mi vedo, quindi anche questo fatto qua un pochino mi mette, non voglio dire in ansia, però un pochino mi mette in agitazione di dire ma sono ripresa bene, mi vedono, quando faccio vedere il prodotto vicino alla fotocamera riesco a farlo vedere bene, oppure non vedo non nulla. E come vi ho detto, sì, è vero che è un pochino di tempo che giro video, quindi un po' la timidezza è andata scemando, però c'è ancora, come appunto quando ci sono persone in casa mi vergogno, perché appunto c'era mio figlio là prima che mi guardava e mi ha detto mamma sembri una scema, cioè vabbè che un pochino scema ci sono, un pochino matta, e che altro dire, ci vediamo al prossimo video, quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!